Per favore, arrenditi. Non vuoi soffrire, giusto? Sei ancora in tempo a tornare indietro. Io non tornerò mai indietro. Ammiro la tua determinazione. Puoi procedere, ma ricordati bene, una volta attraversato il fiume non c'è modo di tornare indietro. È stata una grossa perdita di tempo. La prossima volta che una vecchia mi dice di togliermi le scarpe, me le tengo lo stesso. Come hai fatto a superare l'orso? Così come hai fatto tu, sono andata avanti. Scusa, ma avrei una certa fretta. Sei un giovane molto maleducato, lo sai? Eh? Hai così fretta da non poter trovare il tempo per aiutare una povera vecchietta con un pesante fardello. Posso darti una mano? Molto bene. Quanto manca per arrivare dal vero maestro? Questo dipende solo da te. Vedrai il vero maestro quando sarai pronto. E per quanto ti dovrò portare questi secchi? Il tempo necessario a una vecchietta per riposarsi la schiena. Ora, visto e considerato che hai tanta fretta, ecco là il tuo sentiero. Quale sentiero? Non c'è nessuna uscita. Forse perché non puoi vederla. Io sono il guardiano della caverna. Puoi continuare il tuo cammino fino alla vetta, ma dovrai prima superare me. Tu sei cieco. Non lotterò con te, non sarebbe giusto. Ora la lotta è alla pari. Nessuno dei due può vedere. Un vantaggio. Ho sconfitto l'orso e riuscirò a sconfiggere anche te. No, se non puoi vedermi, tu vedi soltanto ciò che è davanti a te. Se vuoi trovarmi, devi andare oltre ciò che vedi. Non puoi fidarti dei tuoi occhi. Non puoi fidarti delle tue orecchie. Io potrei essere dovunque. Ti ho preso! Molto bene, ora puoi procedere. Di questo passo non arriverò da nessuna parte.